Buonanotte signori, sono le 3 e 10 e io sono in Viale della Repubblica, qui c'è una bellissima rotonda fiorita, piena di fiori, vedete? Una delle bellissime rotonde di Legnano, guardate quanti fiori ci sono, uno schifo unico solo guardarla, a parte le erbacce. Guardate quanti bei fiori ci sono in questa rotonda, va bene? Anzi, va male. Allora, adesso questa è Viale della Repubblica, poi ve la farò vedere bene di giorno. Ho dato una passata in questo campo, c'è un po' di luce, quindi si vede qualcosa. Qui c'è la mia bici, che si vede. Beh, qui adesso è buio, però la mia bici, qui c'è la mia bici, questa è la mia bicicletta, l'ho appoggiata qua, ho dato una passata, un'occhiata qua, questa è la strada che di là si va solo rotonda e poi a Pedriano, comunque qui siamo comune di Melegnano, eh. Beh, le strade qui fanno letteralmente schifo, comunque vi farò vedere di giorno, farò un bel video su questa strada. L'asfalto qui adesso non si vede, ma è una cosa orrenda con buche. Non si vedono logicamente perché, vabbè, si vede qualcosa con la luce. Buche, si ci vedono le che non si vedono. Cioè, alla Carlona. Poi c'è la bellissima rotonda fiorita. Poi ecco, qui c'è un po' di luce, quindi si vede. Ho dato una passata qui a questa aiuola, questo è un tombino, questa è una pietra, ecco qui già si vede meglio. Ho dato una passata qua, voglio essere abbastanza veloce, eh? Una passata a questo verde, questo povero verde, perché il verde è stanca, lo sappiamo tutti che il verde è stanca, allora un tocco di colore ci sta. Una passata qua, poi ho dato una passata qua. Però mi sono dimenticato questo pezzo di carta, io vedo sempre qualcosa. Capita, eh. Un po' col cellulare, un po' con la luce artificiale, come questo pezzo di plastica, o questo. Qualcosa mi dimentico sempre, eh. Io lavoro di fino, eh. Ecco, ho dato una passata qui. Poi anche lungo il cornicione qui del marciapiede, in questo campo, in questo prato, questa aiuola dove ci sarebbero benissimo tanti alberi, ma qui sono allergici agli alberi. Vi farò vedere com'è questa strada, domani mattina vi faccio vedere meglio. Io vedo anche di notte come i gatti, un poco dovuto del telefono, un po' con l'aiuto della luce artificiale in questo caso, eh? Quindi ho dato una passata anche qua, in questo è un tombino, e questo è il verde che si vede poco logicamente, eh? E una passata qua sull'asfalto in questa zona, oltre che dall'altra parte della strada dove c'è un prato verde fino a circa l'altezza di cui c'è una pianta lì dove c'è quella luce. Comunque adesso vi faccio vedere quello che ho raccolto in questa zona, che sarà 50 metri, eh? 50 metri di lunghezza come spazio, diciamo 50 metri per sì, 50 per 50, ecco, 50 metri per 50. Forse anche di là ha dato una passata. Beh, facciamo 50 metri per 50. Ecco, questo è quello che ho raccolto in questo spazio, in mezzo all'erba, sotto i cespugli, lì l'aiuola, qui in questa aiuola, come si vede. Ecco. Adesso vi faccio vedere che c'è una bella luce artificiale, si vede poco, però almeno così la roba
visto che non la vedono di giorno e io la vedo di notte, un po' col cellulare, un po' con le luci artificiali, però di giorno logicamente si vede molto meglio, è normale, è normale. Adesso vi faccio vedere con l'aiuto di questo di questi lampioni, diciamo, quello che io ho raccolto e che dovranno per forza pulire, perché l'ambiente è sacro. La grande CEM di Melegnano, pagato con le tasse dei contribuenti, la grande CEM si chiama. Si chiama in cinice, i colori fanno la differenza. Certo, nel verde, il verde stanca, allora fa questi colori schifosi. Adesso vi faccio vedere, ecco, questo è quello che ho raccolto stanotte. I colori fanno la differenza, col cazzo fanno la differenza. Questi sono colori tossici, cancerogeni e eterni. Quindi qui parliamo di polistirolo, vedi? Un bel pezzo di... Questo è nero, è un pezzo di una macchina lungo circa 2 metri.